Ciao, benvenuti nel video dei flop del mese di aprile. Per chi si fosse perso qualche pezzo, parlo in questo modo assurdo perché con l'allergia che c'è primaverile sono completamente col naso tappato, mal di gola, insomma, wow, evviva, è periodo! Non dilunghiamoci oltre perché chi ha l'allergia sicuramente capirà ed diciamo di partire subito con i prodotti Il flop. Il primo prodotto che arriva alla sufficienza, ma con un meno, è questo detergente delicato al bambù della Alchemilla. Dice che è indicato per detersione di viso, corpo e igiene intima. Allora, come detergente è molto delicato, troppo delicato per i miei gusti, perché se lo vado ad applicare sul viso, ho la sensazione che la pelle non sia pulita, quindi proprio la sete ancora unta non mi piace. Dovrei andarlo a ripetere l'applicazione, ma consumo un sacco di prodotto, perdo tempo e non va bene. Andrebbe bene come detergente intimo perché è davvero delicato, però in questo caso costa tanto e non mi sembra il caso. L'unico uso che gli ho trovato e che per questo caso potrei promuoverlo, anzi sicuramente visto anche gli ingredienti, è come base detergente neutra per chi crea i cosmetici in casa. In questo caso è l'Inci è buono, è delicato e quindi potrebbe essere un detergente neutro basico per creare i cosmetici per chi spignatta un attimo, per gli struccanti, per i detergenti viso. In questo caso sì, ma solo in questo caso. Quindi gli diamo un 6 meno perché non è quello che mi aspettavo e sicuramente non è indicato per l'uso che deve fare. Prodotto che non gli do la sufficienza, scusami Alchemilla, ce l'ho con te, è lo shampoo arancio e limone, sempre dell'Alchemilla, per capelli secchi, delicati e trattati. Allora, questo capriolcino mi è bastato per due applicazioni, quindi l'ho usato due volte. È uno shampoo molto molto delicato che sa tanto di limone, quindi ha una buona profumazione. La profumazione è buona, sì, questo sì. Però è molto delicato, troppo delicato per i miei gusti, perché applicato sui capelli, ok che non fa schiuma perché è dell'Inci, non comprende i tensioattivi, va bene che però è troppo delicato, mi sembra che i capelli non siano puliti e quindi devo andare a fare un'altra applicazione. Considerando che, me lo sono segnata, 250 ml di prodotto costano 10,90 euro, ok che ha un buon Inci, però cavolo, costa davvero tanto per andare a sprecarlo con due pulizie e poi oltretutto dopo vado a stressare troppo la cute e quindi non mi va bene. Oltretutto però devo dire che lascia i capelli puliti, lucidi, morbidi, non appesantiti, questo sicuramente. È sicuramente adatto a chi ha i capelli trattati o colorati perché non va a intoccare la colorazione. Però per me è uno shampoo davvero troppo troppo delicato e quindi questo lo bocciamo. Altro prodotto che va a finire dritto dritto nei flop è questo siero viso della Vichy. Questo è il Neovadiol Night, un siero riattivatore fondamentale notte per tutti i tipi di pelle. Allora, l'idea intanto di un siero da applicare la notte, io non lo so, io però cerco per la notte una crema un po' più ricca che vada sia a idratare bene, a nutrire, a riparare, però una cosa più ricca, mentre il siero è leggerissimo. Potrebbe anche funzionare, questo non lo so, però davvero non mi va a idratare o a riparare la pelle. È adatto solamente, se chi lo vuole provare, a chi è abituato anche di sera a mettere il siero e poi la crema notte abituale. Però io non lo faccio, è una cosa che non faccio, che vado, andrei troppo a riempire la pelle, già è mista, mi troverei untissima la mattina, una cosa che non mi piace e quindi io vado con la mia crema notte e basta. Chi utilizza siero e crema potrebbe essere interessato al prodotto, però no. Non perdo tempo, non perdo soldi per troppi prodotti e soprattutto non vado a faticare ancora di più la pelle con tantissimi prodotti, quindi assolutamente no. Unica cosa che, essendo un siero, si stende bene perché è molto gelatinoso, quindi si stende bene e assorbe velocemente. Questa è l'unica cosa positiva, però un siero da notte non esiste. Io lo metto tra i bocciati, io.
Andiamo avanti e vi mostro un prodotto che non è che non funzioni, però a me non piace oppure non ci trovo utilità per la mia pelle. Si tratta di questa maschera del Livre Rocher, la Cool Solution Anti-Aggression Maschera Flash. Cos'altro dice? Maschera Flash. È una maschera idratante che ha un tempo di posa di 5 minuti, quindi un tempo molto veloce. Avendo io la pelle mista, non vado ad applicare delle maschere idratanti perché non mi servono. Cerco più dei prodotti sieroequilibranti, regolazione ed purificanti, altre cose. Questo prodotto ho solo notato che non va a intaccare l'abbronzatura se lo utilizzate in estate. Quindi lo trovo ottimo, ad esempio, da applicare quando siete abbronzati, volete un prodotto idratante, una maschera idratante. Ecco, in questo caso non va a intaccare l'abbronzatura e oltretutto idrata la pelle che è già stressata dal sole. Però è una cosa che io non faccio mai e oltretutto non è. E solo per questo caso potrei dire, sicuramente piacerà molto di più anche per l'alto potere idratante ed il basso tempo di posa, ce l'ho fatta a dire tutto, chi ha la pelle secca sicuramente lo troverà più valido. A me non piace, quindi gli diamo un 6 meno perché potrebbe fare, ma non mi piace. Ultimo flop per questo mese, che è proprio flop flop non è, ma non ci trovo niente di speciale, è questo fondotinta di terracotta, il Joli Teint fondotinta Belle Peau, Bon Mine. Ok, l'unica cosa buona di questo fondotinta è che ha un SPF 20 e quindi questa è una buona cosa. Oltretutto ha una coprenza medio-alta e è una texture che si va a sfumare molto bene. Mi piace come fondotinta, anche perché è leggero, non unge la pelle e applicato con la cipria tranquillamente 8 ore resta opaco e non diventa lucido, soprattutto la zona T. Però ha un prezzo molto alto e non è che faccia qualcosa in più degli altri fondotinta ed è da un prezzo sicuramente minore. Quindi è buono, ma non c'è niente in più degli altri, tranne la protezione, ma tanti ormai la stanno facendo. Quindi questo terracotta della Guerlain io lo metto nei flop. E questi erano tutti i flop del mese di aprile. Sempre scusatemi, ma ormai c'ho il naso che non ne può più. Ed spero che sia stata utile, soprattutto per gli acquisti più mirati. E fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io vi ho dato la mia personale parere, diciamo così, sì. Perché su di me magari non piacciono, però voi potreste trovare dei benefici in questi prodotti, come in alcuni vi ho indicato. Se vi ho fatto un po' di compagnia e vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty. Alla prossima, ciao!